Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi un video do it yourself. Andremo a creare insieme il block notes, un notes piccolino da inserire appunto in agenda. Vi avevo già accennato che avrei fatto questo tutorial e devo salutare Orsilia che appunto lei mi aveva commentato molto entusiasta per questo tipo di tutorial. Quindi niente, ti ringrazio e ti saluto carissima e adesso spostiamoci sulla scrivania così iniziamo a preparare il nostro blocchettino. Allora, ho aperto una pagina di OpenOffice, io uso OpenOffice che comunque è uguale a Word. Allora, innanzitutto vado a impostare la pagina in orizzontale. Ok, e vado a mettere come bordo, metto il minor bordo possibile, quindi provo a mettere tutti gli zeri, mi darà sicuramente errore e gli dico di applicarli. Ok, quindi ho tolto proprio tutti i margini al foglio e niente, allora adesso praticamente il mio foglio A4, io voglio utilizzare un foglio A4 per fare il blocchetto e ho praticamente il foglio lungo 29,7 e vediamo un attimino, 29,7, se ne faccio 4 per pagina viene più o meno 7 centimetri e 4 ogni foglio. Quindi apro una pagina di internet e vado a cercare un'immagine che voglio andare a inserire sul mio blocchettino. Allora apriamo Google Immagini. Vabbè, la mia agenda è a tema floreale, quindi io provo a mettere fiori watercolor perché mi piacciono stile acquerello, non mi veniva la parola. Allora sì, qua ce ne sono parecchi carini, vado a scegliere un'immagine che mi piace. Allora vediamo, mi piaceva la prima qui in alto, questa, salva immagine con nome, lo salvo sul desktop, ok, e vediamo di inserire appunto quei fiori. Allora inserisci immagine, ok, ecco, ovviamente l'immagine che mi ha inserito c'ha anche le scritte qua, quindi non va bene. Allora la cancello e vado ad aprire l'immagine con Paint. Scusate, ritaglia e salva. Perfetto, quindi torno sulla mia pagina di OpenOffice. Quindi rifacciamo l'inserimento dell'immagine. Perfetto, allora io adesso l'immagine la sposto qua al bordo e vado a variare la misura, quindi ho detto che io voglio farlo largo 7,5 cm, quindi metterò come larghezza dell'immagine un bel 7 cm, lasciamo il flag nel proporzionale altrimenti mi va a sfasare l'immagine. Ecco, annulla, ho sbagliato qualcosa. Immagine, quindi metto il flag su proporzionale e cambio la misura, abbiamo detto 7 cm, ok, perfetto. Ok, io adesso vediamo un po', ok, allora mi sposto qua, proviamo a fare un bel Ctrl C, incolla, ok, e la metto qua, poi ok, vediamo, facciamo l'anteprima. Allora questa è la mia anteprima.
Perfetto. Vado a lanciare la stampa, che così vediamo sul cartaceo come esce. Quindi lancio la mia stampa e vado a prenderla. Allora, questo è il foglio. Ho provato anche a fare le pieghe per vedere, direi che quattro pagine ci stanno. Quindi adesso ne vado a stampare ancora, facciamo che ne faccio altri 6, così facciamo un blocchettino da 28 fogli. Quindi lancio le stampe. Ok, allora qua sono con tutti i miei fogli stampati. Ci serve anche un cartoncino. Io ho questo che avevo preso da qualche album, credo. Comunque potete usare anche un cartoncino di qualche scatola di brioche, di qualsiasi, insomma un cartoncino di riciclo. Questo serve per fare la base su cui poi noi andremo a mettere il blocchetto. Allora, io direi di partire con il tagliare i vari fogli. Quindi prendo la mia taglierina. Allora, questa è la taglierina della Lidl. So che tanti, è uscita mi sembra in questi giorni come offerta. Tanti si chiedevano com'era, come non era. Diciamo che io mi trovo bene, ecco. Tanti invece sento che dicono che il taglio non è perfetto e quant'altro. Io però per adesso mi sono trovata abbastanza bene. Allora, diciamo che proviamo, non so se riesco a tagliarli tutti, facciamo così, ne prendo la metà. Io la trovo comoda soprattutto perché, vabbè, qua c'è il righello e poi qua c'è il segno. Per esempio qua, se voglio tagliare un foglio a 5, lo metto così e praticamente taglio il formato a 5 e niente. Allora, e adesso seguo un po' le pieghe che avevo fatto prima, poi comunque andranno rifiniti perché ovviamente non sono riuscita a fare una divisione perfetta. Quindi faccio così. Mi porto il foglio. Questo lo schiaccio per tenere i fogli fermi e con la lama, quando la abbasso, la tendo a spingerla sempre verso il bordo, di modo di fare un taglio perfetto e dritto. Ok, quindi vedete, anche se non sono perfetti, poi comunque andiamo a rifinirli. Allora, la taglierina un attimo la accantono. Vado a rifinire i fogli della stessa grandezza, quindi li pareggio, poi metto la riga di metallo. Diciamo che non è proprio perfetto perfetto, perché questi, ci sono alcuni fogli che sono stati tagliati più sottili degli altri. Io li metto in alto, finiamoli ancora. Ok, adesso dovrei averli pareggiati. Perfetto, quindi abbiamo i nostri fogli per il nostro blocchetto. Comunque vedete, è un blocchetto abbastanza spesso. Adesso quindi mi serve fare la base. Quindi ho anche il mio pezzettino di cartone. Lascio la parte bianca dietro e questo lo appoggio così. Allora, adesso viene la parte più divertente, ed è praticamente andare ad incollare i fogli insieme, di modo da creare appunto un blocchettino. Allora, vi conviene farvi aiutare da delle pinze,
io ho questi morsetti e di solito quando faccio questo lavoro io ne metto uno per ogni lato, vedete, mi fa anche da tavolino, quindi rimane sollevato dal mio piano di lavoro. Cosa ci serve adesso? Ci serve la colla vinilica, quindi prendo la colla vinilica. Ok, allora ho preparato un pochino di colla vinilica. Ora con un pennello vado semplicemente a incollare i bordi, quindi parto da qui. Quindi fatta una prima mano, lascio asciugare. Allora, una volta asciutto, quindi vado con un'altra passata di colla, quindi sempre col mio pennello. E lasciamo asciugare anche questa passata. Infine vado con una terza passata, quindi terza ed ultima passata. Perfetto, direi che è ben incollato e lasciamo asciugare bene. Allora, il blocchetto è asciutto, quindi possiamo togliere le pinze. Come vedete è attaccato. Praticamente poi noi andremo a scrivere e i fogli qua si strapperanno. Io adesso non voglio strapparlo perché ovviamente non è ancora scritto. E prendo l'agenda. Io in fondo avevo fatto il taglietto appunto per inserire il blocco, quindi vado dalla parte del cartoncino e ho inserito anche il mio blocchetto. Spero che questo mio video vi sia piaciuto, spero appunto che vi sia piaciuta anche l'idea appunto di fare questo blocchettino. Mettete un bel pollice in su, lasciatemi un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!